Pace a voi, fratelli e sorelle. Vi voglio parlare della Santa Messa, il grande dono di Dio per noi, perché avviene il sacrificio dell'agnello per la redenzione per i nostri peccati. La Santa Messa è la prima preghiera gradita a Dio. Vi voglio raccontare una testimonianza che il Signore vuole, Gesù, che condivido con tutti voi. Riguarda la Santa Messa. Un giorno ero in attesa della Santa Messa in un santuario e il Signore mi ha fatto vedere ciò che accade poco prima nel cielo, quando si accendono le candele poco prima della messa sull'altare. Non immaginate che cosa avviene nel cielo. È qualcosa di meraviglioso. La prima a scendere è la Madonna, accompagnata da tanti angeli, che si pone alla destra dell'altare, ma prima lo benedice. E poi tanti angeli piccoli e grandi che si radunano attorno all'altare e nella chiesa. Sull'altare c'erano due angeli con una cesta in mano che buttavano giù tante cose dorate come polvere splendente. Allora chiesi: che cos'è? E mi hanno risposto. Hanno detto: è la luce di Dio. Alcuni angeli si raggruppavano e si chiamavano l'uno con l'altro. Altri angeli che suonavano il corno di montone per radunare la corte celeste, e altri ancora che gridavano: forza, venite, accorrete, che inizia la festa della gloria di Dio. Altri angeli chiamavano i santi, i beati, le anime sante del purgatorio, esclamando: venite, accorrete dinanzi all'altare del Signore. Tutti esultavano, cantavano con gioia, suonavano le arpe, violini, trombe e flauti. Non c'era inizio e fine. Ognuno aveva un compito. I piccoli angeli danzavano come fanno i bambini, in cerchio. Gli arcangeli, con le loro ali imponenti, maestosi, con fare silenzioso, insieme alla Madonna, si sono prostrati dinanzi all'altare con garbo e riverenza, con la testa china sul pavimento e le braccia aperte ai piedi dell'altare, proprio come fanno i sacerdoti consacrati quando si stendono a terra con la faccia e le braccia aperte. L'angelo Gabriele di solito è sempre al centro, un po' più avanti. Erano vestiti con drappi e con l'armatura celeste, erano bellissimi, si somigliavano. Tutta la chiesa era piena del cielo divino e in mezzo a noi e dinanzi all'altare c'erano le anime del purgatorio. Sopra l'altare il cielo di Dio era aperto per la gloria della venuta di Gesù, vivo in mezzo a noi. Che meraviglia! Questo avviene sempre prima di ogni Santa Messa. Dopo che è iniziata la Messa, durante la consacrazione, Gesù si è posto come un agnello mansueto, tenero, buono, indifeso, offrendosi con amore per amore. Era spogliato dalle sue vesti e appoggiato sull'altare con le mani legate poco prima della flagellazione. La sua pelle luccicava, era bianca, candida e pura, e ha detto: guardami come amo, bambina mia. Il momento in cui Gesù è stato denudato dinanzi a tutti, prima di essere flagellato, ha sofferto molto per quanto è puro. Si è offerto e si offre ancora per tutti i peccati di chi non ha pudore dinanzi a Dio. Chi non ha pudore dinanzi a Dio non si può andare a messa, svestite, non si può. E poi durante la messa Gesù mi ha detto: è tutto vero,
perché dubiti. Bambina mia, non meravigliarti di quello che vedi e che vedrai. Chi ha visto me, sotto di me vedrà tutto. Al di sopra di me non vedrà nulla. Questo dono lo condividerai con tutti i miei figli per amore della mia Chiesa. Io trovo meraviglioso quando Gesù dice: sopra di me non vedrai nulla. Questo per farvi capire. Abbiamo il Signore in mezzo a noi, Dio. E questo lo ritroviamo nella Santa Messa. Non c'è bisogno di... È vero, magari tutti non vedono questa meraviglia, ma io ve la sto raccontando, no? Gesù ha detto di condividere con voi per farvi capire che grande dono è la Santa Messa. E quindi il Signore nostro Gesù Cristo si offre per noi e soffre quando andiamo in chiesa vestite in una maniera provocante. Non va bene, bisogna avere rispetto per i sacerdoti. Ricordatevi che sono uomini, sono fatti di carne anche loro. Già sono tentati per conto loro. E non mettiamoci anche noi. Prima che inizi la Santa Messa, ogni sacerdote sa benissimo che deve stare per conto suo un po', per invocare lo Spirito Santo. Non andate a disturbarli. Non si fa. Abbiate rispetto. Abbiate rispetto. Siamo proprio noi a distrarli. Siamo proprio noi che pensiamo che loro hanno dei poteri sovrannaturali che possono fare tutto, ascoltare nello stesso tempo, pregare. Non è così. Hanno bisogno anche loro di tempo. La Chiesa di Dio è una grande grazia che abbiamo. Tutti possiamo attingere la misericordia di Dio con la Santa Confessione. Preghiamo con cuore sincero, come ci invita la Madonna per la sua Chiesa. E la grazia di Dio scenderà su tutti noi, non dubitate su questo. Ecco, per ricevere la santa benedizione noi abbiamo bisogno dei sacerdoti e preghiamo che la Santa Chiesa non possa mai chiudere più, presto riaprirà. Lodiamo il Signore insieme agli angeli e ai santi. Che Dio vi benedica.